dunque spera di rimanere a Montale Tai Aghero. Vedremo, come dicevamo prima, dove giocherà Montale nella prossima stagione, se al Palapanini di Modena invece troverà un'altra casa. Questa mattina conferenza stampa al Palapanini, perché da domani, venerdì a domenica, proprio nel Tempio della Pallavolo Italiana, si giocheranno le finali scudetto di Sitting Volley, la pallavolo che si gioca seduta a terra, una disciplina inserita tra quelle paralimpiche, e in gara in questa finale scudetto ci sarà anche una squadra di Modena. Per noi questa mattina c'era Stefano Michelini. I fondamentali sono gli stessi della pallavolo, ma i colpi devono essere giocati rigorosamente seduti a terra. Le squadre sono composte da atleti disabili, ma anche da normodotati, che si confrontano rispettando in campo le stesse regole. Inserito tra le discipline paralimpiche, il sitting volley sbarca al Palapanini. Sarà infatti il tempio del volley a ospitare da domani a domenica la terza edizione delle fasi finali del campionato italiano. 29 le squadre iscritte tra maschile e femminile, con un netto incremento rispetto agli anni passati, testimoniare la grande crescita di una disciplina che per la prima volta si conclude con una Final Six e non con una sfida a quattro come nelle prime due edizioni. Io credo che sia davvero un appuntamento importantissimo che la Federazione Italiana Pallavolo ha creato proprio portandolo qui a Modena. Lo sappiamo molto bene che la pallavolo nasce in Emilia-Romagna ed è veramente importante che anche il sitting arrivi in questo tempio che ha celebrato immensi trionfi della nostra disciplina e ovviamente anche della squadra di casa. C'è anche la squadra di Modena qui presente, quindi motivo in più per essere qui anche a sostenere questi ragazzi che veramente con un grande impegno profuso riescono a sviluppare il nostro sport, che ha già raggiunto buoni livelli, un quarto posto al mondiale femminile, e siamo contenti di quello che sta nascendo. Le sei finaliste saranno divise in due pool da tre squadre. Le migliori due classificate si affronteranno nelle semifinali incrociate. Domenica alle 10 in programma la finale femminile, alle 12 quella maschile, per cui corre anche la squadra di casa, il Sitting Modena Volley, nata grazie all'impegno del capitano Ivo Parmigiani. Un sogno, soprattutto per me, che io qua venivo a vedere giocare la Panini e adesso calcherò il loro campo. E come dicevo spesso, che ci capita anche di giocare contro ex giocatori di Serie A, come con Franco, come con tanti altri giocatori, e gli ho sempre detto, vi venivo a vedere a giocare, adesso gioco con voi, quindi la soddisfazione è immensa.